Noi diciamo basta. Raccomandati e leccapiedi. Accogliamo la dottoressa Rhonda Miles col suo curriculum internazionale. Quel pezzo di merda, mi chiama raccomandata. Lui che è entrato col calcio in culo di babbo primario, ma vaffanculo, vai! Il concorso è andato male, è arrivato un candidato più meritevole di te. Ma da quando in qua vince il merito, scusi? Ma poi chi c'è più meritevole di me? Ma guarda sta stronza, 18 pubblicazioni, 32 convegni, viene qua a fare concorso. Ma vai in America a fare soldi! Allora, capo? La tua assunzione saltava. Ma io per pagare l'affitto scrivo su pizzaiolo oggi la mia era news, ma ti rendi conto? Grazie a tutti. Scusate, l'affitto lo paghi? No, qua c'è quella dei miei, che poi mi fa schifo. Questa casa fa così schifo, quanti metri ha? 220. Ma vi rendete conto? Ho un'idea. Ci distruggono la vita. Noi si fa uguale. Minacce, telefonate, scritte. È un movimento che si batte contro i raccomandati. Ma porca puttana, ma metti il freno a mano! Ma non è a casa di Pinoconca il professore? Sì, però non è il mio figliolo, è il mio marito. Allora gli ricaga uno stronzo! Guardi, noi la piscina la si farebbe qui. Ma la terra la devo portare via, no? Ma no, va lì. Davanti alla porta di casa? Eh certo, una collina giapponese futon. Dico, ma un concorso regolare, dico. Uno ci sarà stato, no? Uno. Bello il fuoco di notte. Sei di passione, di tormento, di estasi. Cazzo, ma quella è la mia macchina! Ma che sono tutte queste farfalle? Aprite quella finestra, per favore! Chi sta salendo? Gli Espennaroli ci baffica insieme! Questa cosa sta funzionando. Si può far sloggiare anche gli altri due, ci si riprende tutti il posto! Noi diciamo no al regime della raccomandazione, alle bugie, al merito calpestato ogni giorno! Da oggi c'è chi dice no! Dove andrà a finire questo paese? Nessuno studia più un cazzo.